quella trasformazione necessaria al nostro territorio. E questi testi, sia quello sulla Varia che quello sul Rocco, fanno parte integrante del nostro progetto. Il testo sulla Varia ovviamente è più municipalista, nel senso che si interessa di una manifestazione importantissima, forse unica al mondo, solo della nostra città. Il testo su San Rocco amplia un pochino questo discorso, perché va ad interessarsi della storia e delle manifestazioni che ruotano attorno alla figura di questo santo, che è di origine francese ma è il più venerato nella nostra provincia, in oltre 25 comuni. Infatti tratta delle manifestazioni che religiose e civili che girano attorno alla figura di questo santo. Però assieme a questo ovviamente circola tutto un sistema di pensiero che noi abbiamo voluto valorizzare grazie a queste operazioni culturali di Daniele Refolo e di Damiano Tripodi, che si pongono veramente all'apice tra le più importanti manifestazioni e pubblicazioni che noi abbiamo nella nostra provincia. Restiamo ancora sul testo di cui abbiamo parlato con gli altri ospiti di San Rocco, parlandone appunto con l'autore Damiano Tripodi, giornalista ed editore. Un ampio respiro, non soltanto la storia di un santo. No, assolutamente, anche se la storia di un santo sarebbe già bastata per dare una grande enfasi al libro. Però abbiamo voluto puntualizzare delle cose particolari, cioè entrare nei dettagli di 7 comuni per vedere come questi 7 comuni onorano il culto di San Rocco. Palmi, Gioiosa, Casignana, Scilla, Stelletanone, Cittanova ed Acquaro. Sono comuni che in maniera diversa danno una impronta particolare, e siccome le processioni e tante altre cose sono peculiarità della nostra zona, abbiamo inteso valorizzare queste peculiarità anche con una traduzione in inglese per dare un respiro maggiore al volume. Sì, infatti il volume si pregia di questa traduzione a margine. Ogni pagina può essere letta, e vista la vocazione turistica della città penso che sia un buon viatico perché questo messaggio sia diffuso. La traduzione lo diciamo noi per dovere di cronaca del British Institutes della zona di Palmi. Parliamo con chi ha collaborato in maniera molto molto importante, cioè con Daniele Riefolo, fotografo e giornalista. Qual è il vostro impegno su questo testo? Beh, il nostro impegno è stato sicuramente quello di raccogliere le immagini, cercando di dare un'impronta anche sulla comunicatività delle immagini, quindi era importante trasmettere il messaggio e il sentimento con cui la gente va alla processione e il rapporto che ha la gente con il santo, cercando di non violare quell'intimità che la gente ha, appunto con in questo caso San Rocco. E diciamo che questo volume è il secondo dopo una bellissima esperienza fatta con la Varia di Palmi, che era un volume che è nato per caso, è stata quasi una scommessa che abbiamo fatto insieme a Damiano e dal quale abbiamo avuto tantissimi riconoscimenti. È stato recensito sul Corriere Canadese, su America Oggi, La Voce d'Italia in Argentina, Il Globo, La Fiamma in Australia, ha girato un po' tutto il mondo, oltre a tutti i giornali locali, quindi anche. E siamo rimasti molto soddisfatti dell'apprezzamento che c'è all'estero per le nostre tradizioni e per le nostre peculiarità. E abbiamo deciso di puntare in questo caso su San Rocco, e devo dire che già appena uscito sta dando grandi frutti e ci auguriamo di riuscire a fare una collana di volumi. Tra l'altro il volume della Varia è stato venduto anche negli Stati Uniti alla Libreria Italiana di New York, la 57ª strada tra la Quinta e la Sesta Avenue. E poi, che dire, abbiamo partecipato ad un concorso per volumi fotografici e anche lì abbiamo avuto un ottimo apprezzamento, anche concorrendo con case editrici di notevole valore e di notevole spessore. Diciamo che tutto questo è stato possibile anche grazie all'impegno di mia moglie, di Gabriella D'Agostino, e di mia cognata Tiziana, che mi hanno dato una grande mano d'aiuto sull'esecuzione delle fotografie e con le quali condividiamo l'idea di mettere il nostro lavoro a disposizione per la valorizzazione della nostra tradizione. Damiano Tripodi, si parla già di collana, prossimo impegno? Allora, non è un segreto, lo possiamo anche svelare, perché anzi, il prossimo impegno è la Costa Viola.
E dal Monte Sant'Elia siamo arrivati al mare, abbiamo attraversato Palmi, abbiamo visto le sue bellezze, le sue caratteristiche, le sue tradizioni, i suoi riferimenti storici e culturali più intensi e più forti, vissuti anche attraverso la fede. Adesso siamo nella zona della Marina, che è meta di un grandissimo turismo. Alle nostre spalle, oltre alla Tonnara, lo Scoglio dell'Ulivo, famosissima immagine che è un po' come la Tour Eiffel per la Francia, che caratterizza questo luogo e anche tutta la Calabria, se vogliamo. E questa immagine ci piace pensarla come la cristallizzazione di una popolazione, quella di Palmi appunto, che è riuscita nel corso dei secoli anche ad affrontare battaglie forti come quelle dei terremoti, per esempio, a ricostruire e a ripartire. Quindi questo albero abbarbicato, dove si pensa che nulla possa crescere, dimostra la tenacia di una popolazione che oggi ci ha accolto. E adesso il Graziano Tomarchio Management e Piacere e Sapori non si fermano qui, l'estate continua. Immerso in una suggestiva oasi verde, circondato da profumati aranceti, ristorante Le Pleiadi. La sobria eleganza dei suoi locali rende magica ogni tua ricorrenza ed uniche le tue nozze. Ristorante Le Pleiadi, località Giglio Ponte Bianchi, a 5 km dall'uscita autostradale Rosarno, Feroleto della Chiesa, Reggio Calabria. Caffetteria, pasticceria, rosticceria, Bar Winner. Le squisite torte personalizzate, gli ottimi aperitivi della casa, i deliziosi gelati artigianali fanno del Bar Winner un vero campione di bontà. È in via Nazionale 89 a Gallico, Reggio Calabria. Ristorante Pizzeria all'Antico Casale, Egidio Montoli, campione del mondo 2011 di pizza senza glutine, vi propone nuovi e prelibati gusti di pizza e raffinati piatti a base di pesce. In via Strada Statale 106, Lazzaro, Reggio Calabria. Per la tua pubblicità in movimento, Multiservice Eventi. Noleggio vele pubblicitarie a forma statica ed itinerante. Contatta il numero 348 0829 948. In piazza, con musica e divertimento. Puoi essere ospite all'interno del Radio Track Mobile per collegamenti, interviste e dirette radiofoniche. Graziano Tomarchio Management. Tre store e componenti elettronici di Borgese & Company. Antifurti, televisori, automazione, ricambi elettronici, radiotrasmissione, antenne TV SAT. In via Nazionale 111 al numero 205, Gioia Tauro, Reggio Calabria. Concessionaria Melchioni Megastore. Creative Movie. La creatività prende forma. Servizi video e post produzione, servizi fotografici e grafica pubblicitaria. Concessionaria per la tua pubblicità su Piaceri e Sapori, Multiservice Eventi. Realizza inoltre riprese industriali, produzioni televisive, spot pubblicitari, video presentazioni. Contatta il numero 328 6573 982.
Amici di Piaceri e Sapori, questa sera ci troviamo a Cittanova per un evento molto atteso in tutta la regione e anche oltre, la Festa dello Stocco. Siamo all'undicesima edizione e questo enorme vialone quasi senza fine tra poco sarà gremito di persone che gusteranno i prelibati manicaretti preparati ovviamente a base di stocco. Ci siamo intrufolati un po' dietro le quinte di quella che è la lunga opera di preparazione di questa festa e le maestranze stanno cominciando a preparare tutti gli ingredienti che serviranno a colmare i tavoli con lo stocco in tutte le sue possibili trasformazioni culinarie. Andiamo a curiosare. Ah mamma mia, non lo vuole capire, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Ah mamma mia, non lo vuole capire, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. In compagnia di Enzo Cannatà, che recentemente, proprio a proposito di stocco, a Taormina ha ricevuto un encomio internazionale per una gara di chef da tutto il mondo che riguarda appunto lo stocco. Esatto, e diciamo, come diceva prima, ho ricevuto questo premio dove una giuria molto severa, diciamo, ha riconosciuto questo piatto che mi ha riservato il primo posto. Da questo, diciamo, risultato si sta pensando anche di poterlo, questo lavoro di questa mousse, di poterlo inserire in un contesto internazionale, proprio di esportarlo sotto forma di vasetto, che dove andrà a caratterizzare e a rappresentare il territorio del nostro territorio. Al di là della mousse, dal punto di vista culinario, come riuscire a descrivere in pochi secondi tutte le qualità di questo pesce? Ma ne ha tante, proprio veramente tante, sotto l'aspetto salutare, sotto l'aspetto nutrizionale, ne ha veramente tante. La migliore cosa è quella di gustarlo. Dovessimo consigliare velocemente alle tante amiche che ci guardano e che vogliono cimentarsi in cucina, non certo ai suoi livelli, le uno chef di fama internazionale, ma una ricetta veloce da regalare. Visto che parliamo di mousse, si può fare anche la mousse, è molto semplice, basta soltanto portare a cottura a vapore quello che è un pezzo di stocco ed è farlo emulsionare con una parte di olio. Il segreto sta nell'olio, riconoscere un olio di qualità e fare questa emulsione, e poi ognuno se lo può personalizzare come vuole. Basta inserire una buccia di limone e gli dà il tono di limone, basta inserire dei pomodori secchi e già il tono cambia, l'origano, il cappero, tutto quello che appartiene proprio nel territorio mediterraneo, e ognuno se la può personalizzare come meglio può. In bocca al lupo per il futuro e buona Festa dello Stocco. Grazie a tutti, salve. Stocco e stocco sulla vostra maglia e nello stomaco? Nello stomaco vediamo presto, volevamo assaggiare lo stocco visto una bellissima mousse di stocco che mi invita molto. Questa vostra presenza qui, oltre al fatto che Stocco e Stocco è un partner ufficiale della Regina Calcio, non è che adesso nella dieta viene incentivato fin troppo questo stocco, anche se è buonissimo? No, infatti è buonissimo, quindi penso che vada bene nella dieta di uno sportivo e pesce, alla fine ha dei valori nutrienti molto alti, quindi secondo me andrebbe anche bene, però bisogna parlare col dottore che non siamo noi a fare le diete. E allora siamo in compagnia di una bandiera, di una colonna portante della Regina che non ha bisogno neanche di presentazioni. Giacomo Tedesco, come va la dieta a base di stocco? No, va bene, il cibo naturale fa soltanto bene, siamo contenti di essere qui in questa manifestazione bellissima che penso che ogni anno si ripete con grande entusiasmo. Noi facciamo parte di un progetto dove Stocco e Stocco, diciamo, contribuisce a portare avanti la Regina, il progetto Giovani. Io sono, come detto, della colonna, no? Sono un punto di riferimento per i giovani, sia per quanto riguarda la squadra che per quanto riguarda l'esempio che dobbiamo dare sia in campo che fuori, perché tanti giovani ci guardano e siamo fondamentali per loro, per la Calabria e per tutta l'Italia. Per gli amici di Piaceri e Sapori siamo con Mister Breda. Mister, un po' di concerto ai ragazzi, anche se domani c'è la Coppa, glielo facciamo vedere? No, non credo. È la prima ufficiale importante, infatti abbiamo portato quelli che mentalmente sono più liberi, un po' gli infortunati e squalificati, però fa piacere ugualmente venire, perché ti rendi conto ugualmente della passione che c'è non solo a Reggio ma anche nella provincia stessa. E poi io qui sono anche in una veste un po' di turista, perché anche per me è un'esperienza nuova, e
ha fatto piacere appunto poter venire in un posto che non conoscevo e dove vedo tanta passione, tanta voglia e tanta anche appunto entusiasmo. Quindi è la prima volta che lei assaggerà lo stocco stasera o già lo conosce? Allora, io sono veneto, quindi alla Vicentina il baccalà lo mangiamo. L'ho mangiato anche in qualche altra maniera, però logico che non ho l'esperienza e la cultura che avete voi qui. Quindi tra poco si tufferà anche in questa realtà.